Divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei regina di questo regno, mettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne. Nella Divina Volontà, tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ventesima meditazione del ventesimo giorno. La regina del cielo, la regina del cielo nel regno della Divina Volontà. La Vergine fu il cielo tempestato di stelle, in questo cielo il sole del Fiat già sfolgora con i suoi raggi fulgidissimi e riempie cielo e terra, Gesù nel seno della sua madre. Mia cara figlia, oggi ti aspetto più che mai, il mio materno cuore è gonfio, sento il bisogno di sfogare il mio ardente amore con la figlia mia. Voglio dirti che sono madre di Gesù. Le mie gioie sono infinite, mari di felicità mi inondano. Io posso dire, sono madre di Gesù, la sua creatura, la sua ancella è madre di Gesù e solo al Fiat lo devo. Esso mi rese piena di grazia, preparò la sua degna abitazione al mio creatore. Perciò gloria sia sempre, onore e ringraziamento al Fiat Supremo. Ora ascoltami, figlia del mio cuore. Non appena fu formata con la potenza del Fiat Supremo la piccola umanità di Gesù nel mio seno, il sole del Verbo Eterno si incarnò in essa. Io avevo il mio cielo formato dal Fiat, tutto tempestato di stelle fulgidissime, che scintillavano gioie, beatitudini, armonie di bellezza divina. Ed il sole del Verbo Eterno, sfolgorante di luce inaccessibile, venne a prendere il suo posto dentro di questo cielo, nascosto nella sua piccola umanità. E non potendolo contenere, il centro di questo sole stava in essa, ma la sua luce stralivava fuori ed investendo cielo e terra giungeva ad ogni cuore e col suo picchio di luce bussava a ciascuna creatura e con voci di luce penetrante diceva: figli miei, apritemi, datemi il posto nel vostro cuore. Sono sceso dal cielo in terra per formare in ciascuno di voi la mia vita. La mia madre è il centro dove risiedo e tutti i miei figli saranno la circonferenza dove voglio formare tante mie vite per quanti figli ci sono. E la luce picchiava e ripicchiava senza mai cessare e la piccola umanità di Gesù gemeva, piangeva, spasimava e dentro di quella luce giungeva nei cuori, faceva scorrere le sue lacrime, i suoi gemiti, i suoi spasimi d'amore e di dolore. Ora tu devi sapere che la tua mamma incominciò una nuova vita. Io ero a giorno di tutto ciò che faceva il figlio mio. Lo vedevo divorato da mari di fiamme d'amore. Ogni suo palpito, respiro e pena erano mari d'amore che sprigionavano, coinvolgeva tutte le creature per farle sue a forza di amore e di dolore. Perché tu devi sapere che come fu concepita la sua piccola umanità concepì tutte le pene che doveva soffrire fino al giorno ultimo della sua vita. Racchiuse in se stesso tutte le anime, perché come Dio nessuno gli poteva sfuggire. La sua immensità racchiudeva tutte le creature, la sua onniveggenza gliele faceva tutte presenti.
Quindi il mio Gesù, il figlio mio, sentiva il peso e il fardello di tutti i peccati di ciascuna creatura. Ed io la mamma tua lo seguivo in tutto e sentii nel mio materno cuore la nuova generazione delle pene del mio Gesù e la nuova generazione di tutte le anime che come madre dovevo generare insieme con Gesù alla grazia, alla luce e alla vita novella che il mio caro figlio venne a portare sulla terra. Figlia mia, tu devi sapere che da che io fui concepita ti amai da madre, ti sentivo nel mio cuore, ardevo d'amore per te ma non capivo il perché. Il Fiat Divino mi faceva fare i fatti, mi teneva celato il segreto. Ma come si incarnò, mi svelò il segreto e compresi la fecondità della mia maternità, che non solo dovevo essere madre di Gesù, ma essere madre di tutti. E questa maternità doveva essere formata sul rogo del dolore e dell'amore. Figlia mia, quanto ti ho amato e ti amo. Ora ascoltami, figlia cara, dove si può giungere quando il divino volere prende la vita operante nella creatura e la volontà umana lo lascia fare senza impedirgli il passo. Questo fiat, che in natura possiede la virtù generativa, genera tutti i beni della creatura, la rende feconda dandole la maternità su tutti, sopra di tutti i beni e sopra di colui che l'ha creata. Maternità, dice, significa vero amore, amore eroico, amore che si contenta di morire per dare vita a chi ha generato. Se non c'è questo, la parola maternità è sterile, è vuota e si riduce a parole, ma coi fatti non esiste. Quindi, figlia mia, se vuoi la generazione di tutti i beni, fa che il Fiat prenda in te la vita operante, il quale ti darà la maternità ed amerai tutti con amore di madre. Ed io, la mamma tua, ti insegnerò il modo come fecondare in te questa maternità tutta santa e divina. Bene, in questa meditazione la Madonna ci rende un pochino partecipi di quello che è stato la sua partecipazione, come dire, attiva, consapevole, e dal di dentro del mistero dell'incarnazione che ci ricorda in Lesio però per l'incontro tra i due grandi Fiat, il Fiat supremo che è quello che risiede nella Santissima Trinità e il Fiat che ella pronunciò al momento dell'annunciazione, che è appunto il Fiat che la creatura può, se vuole, pronunciare dinanzi al Fiat Supremo. Se vi ricordate, il mese scorso c'era proprio questa splendida meditazione tra l'incontro tra i due Fiat, quello divino e quello umano, che diventano una cosa sola. La Madonna ci ha raccontato anche una sua esperienza di vita, dice che lei fin da quando è stata concepita ha avuto una maternità reale nei confronti di tutti. Questa la esercitava, nel senso che si sentiva madre di tutti, pregava madre di tutti, ma si chiedeva com'è questa cosa? Ecco, l'ha capita al momento in cui il Verbo è diventato carne nel suo grembo, perché ha cominciato a sentire e ad essere al giorno, secondo l'espressione che le ha detto, di tutto ciò che Dio è e che Dio ha cominciato a operare in lei nella minuscola umanità creata di Gesù. E il segreto di questa operazione, se abbiamo fatto attenzione, abbiamo sentito diverse volte un binomio con due parole che stanno sempre insieme in questa vita: amore e dolore. Amore e dolore. Amore e dolore. Sappiamo che il fiore della Madonna è la rosa, è proprio la sintesi, il colore rosso, il colore dell'amore, il profumo bellissimo che ha questo fiore, è del tutto peculiare, ma anche le spine di cui è circondato. Riprendo alcune espressioni. La piccola umanità di Gesù gemeva,
piangeva, spasimava e dentro quella luce che giungeva nei cuori faceva scorrere le sue lacrime, i suoi gemiti e i suoi spasimi di amore e di dolore. Dobbiamo un attimo riflettere un po' su questo mistero e anche il modo con cui Dio opera nei nostri confronti. Perché lacrime, gemiti e spasimi di amore e di dolore? Perché la Divina Volontà si trova dinanzi le umanità reali e libere delle creature. Questo è un punto su cui non si mediterà mai abbastanza. Io continuamente ne parlo, ci penso anche, perché questo riguarda anche me e riguarda tutti. Dio si trova dinanzi a creature assolutamente libere con le quali non usa altri mezzi che per, come dire, in qualche modo portarle a sé, che le lacrime, Gesù piange su noi, i gemiti e gli spasimi d'amore e di dolore. Perché le risposte che vuole da noi, esseri umani, sono risposte libere, gioiose, consapevoli, responsabili, non forzate. Chi agisce attraverso il terrore, gli terroristi, quindi che ti mette paura, che ti fa violenza, non soltanto fisica ma anche psicologica, non è Dio. Queste sono tecniche di inferno, d'accordo? Il diavolo tratta così i candidati all'inferno, ma Dio non tratta così i candidati al paradiso. Questo è, voi capite che come mai questo modo di agire di Dio viene quasi sempre scambiato per debolezza, anche i modi che ha la Madonna, se uno fa attenzione alla sua persona, al suo essere, se legge, se si informa, si documenta. La Madonna appare sempre come assolutamente debole, inerte, fa i suoi dolci inviti. Vi invito, figli miei, vi esorto, vi chiedo. Quanti la stanno a sentire? Perché gli esseri umani, purtroppo, se non spaventi un po', se non c'è una sanzione, una conseguenza delle azioni che si fanno, è molto difficile. E questo chiaramente gli esseri umani lo sanno e hanno dato vita agli ordinamenti giuridici, d'accordo? Alla legge. Se tu fai qualcosa, bravo, se non fai qualcosa c'è la sanzione. Ecco, esiste certamente anche una legge di Dio, no? Ecco, ma anche le sanzioni che sono conseguenze della legge di Dio, perché ci stanno, e noi dobbiamo sempre concepirle in questo modo, cioè la sanzione, anche l'estrema sanzione, che è l'eterna condanna, non è altro che questo, il fallimento causato dalla nostra volontà, dalla nostra libertà, di tutti i tentativi di avvicinamento che il Signore ha fatto nella tua vita e che continua a fare fino all'ultimo istante, e che sono fatti di lacrime, gemiti, spasimi d'amore e di dolore, fino a supplicanti, no? E se uno legge le ore della passione, credo che ci abbiamo già pensato, no? Ci abbiamo già meditato, la quarta in particolare, io oggi devo fare la quarta, quando Gesù si prostra ai piedi di Giuda, dopo tanto si prostra e piangendo gli dice: per favore, gli dà l'ultimo estremo appello, non andare all'inferno, basta che mi dici mezza parola e ti posso ancora salvare. Io faccio una confidenza per tanti anni di mano. Ma Dio fa così, c'è niente da fare. Dio fa così. E questo purtroppo mi fa, come dire, riscuotere pochi successi, perché la stragrande maggioranza degli esseri umani scambiano questo modo di agire non con l'amore, ma con la debolezza. Ma sì, ma tanto non succede niente. Questo è,
Quindi questo è una, questo che significa, cerchiamo di farci attenti, perché vivere nella divina volontà, negli orni cari, è una cosa molto bella, è una cosa per certi aspetti molto semplice, ma occorre decodificare bene alcune cose. Molte, diciamo così, informazioni, notizie, richieste, se vogliamo, della divina volontà avvengono nella nostra anima, ma sono di una delicatezza talmente soave che occorre percepire l'amore e metterle in pratica buono. Cioè Dio, per dirci una cosa, ti manda un buon pensiero delicatissimo che dura 2 secondi e ci abbiamo molto tempo, sì o no? Subito. Siccome è così delicatissimo, noi non ci rendiamo conto, perché della stragrande maggioranza delle cose che avvengono ci rendiamo conto, ma uno ha un delicatissimo pensiero: tu non hai fatto in quel momento quello che ti vuole, hai fatto quello che ti pare a te. Questo accade in tantissime circostanze, un buon proposito, una buona idea, togliti questo vizio, procediamo in questa virtù. E se tu dici di no, Dio fa un passo indietro. Fa un passo indietro. Quella cosa al momento non c'è. Dobbiamo pensarci bene a questa cosa, non per farci venire l'angoscia, farci mettere paura, ma per comprendere bene alcune dinamiche. Una meditazione dell'ultimo mese, non ricordo più, comunque la trovate, sta in giro, si chiama Grazie non sprecate. Allora, questa è una cosa fondamentale, perché il nostro Signore delle grazie ce ne fa di zeffe, però purtroppo quando saremo morti c'è il pericolo che ne vedremo tante che ci sono passate davanti e che noi non ce ne siamo neanche accorti. Dobbiamo sprecare. Allora, lo spreco non va bene. Non va bene né lo spreco di cibo, non va bene né lo spreco inutile, lo spreco dei soldi, lo spreco dei beni, lo spreco della luce, lo spreco dei soldi, ma non va bene soprattutto lo spreco delle grazie, che funzionano e che si manifestano in questo modo. E altre volte ho detto al nostro Signore, dico, ma perché tu non gli tiri il collo a qualcuno e gli dici, e glielo tiri, e fai grazie? Non lo fa. Se qualcuno è capace di andare dall'altra parte e fargli cambiare, non lo fa, a quanto io ne so e a quanto sento, non lo fa. Capite? E questa cosa, come dire, carica in senso buono di responsabilità, non in senso di, vabbè, voglio fare la divina volontà, bene, comincia a farti attento a piccole cose. Guardate che io non sono attento, perché la percentuale di grazie che mi scivolano addosso ritengo che sia ancora abbastanza grande, però quelle poche che vedo e che mi faccio attento, perché mo comincio un pochino a imparare, lo vedo con le conseguenze positive, insomma, che producono, no? Ecco, questa cosa, questa esperienza ha fatto cominciare a vivere anche alla Madonna una nuova vita, e questo è un altro segno. Vi ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo? Chi fa la volontà di Dio, guardate che Gesù quando chiacchiera non chiacchiera a vanvera, è per me fratello, sorella e madre. Cioè la Madonna è stata la madre di Dio, ovviamente a titolo del tutto peculiare, a titolo del tutto particolare, perché ha anche, come dire, è stata la causa strumentale della generazione in sé della natura umana di Gesù, a cui si è unito il Verbo eterno di Dio. Quindi è evidente che sotto questo punto di vista la Madonna ha una maternità unica e che nessuno può imitare. Però, come lei stessa spiega, la maternità di Gesù, ipso facto, dice in latino, la rende madre di tutti, una madre vera. Quindi questa maternità rende una persona che vive nella divina volontà diversa nei confronti del prossimo. Cioè, le altre persone, le anime, cominciano ad essere viste con un altro occhio, come se fossero dei figli. I figli, la stragrande maggioranza dei quali disgraziati, che si stanno andando a rovinare,
e che occorre fare di tutto per impedire che si vada a rovinare. La Madonna dice: devi sapere che la tua mamma incominciò una nuova vita. E spiega che vedeva il suo figlio divorato, la madre in fiamme d'amore, eccetera, eccetera, e vide anche che racchiuse in se stesso tutte le anime, perché come Dio nessuno gli poteva sfuggire. E operando il Verbo incarnato veramente nella divina volontà, ha cominciato a raggiungere nella sua immensità tutte le creature, perché la sua onniveggenza tutte gliele faceva presente. Attenzione, e il figlio mio sentiva il peso, il fratello, di tutti i peccati di ciascuna creatura. Che significa questo? Significa che di tutti i guai che noi abbiamo combinato, Gesù ne ha sentito il peso, li ha offerti, li ha pagati e li ha espiati. Ma quante sono le persone che di questa cosa che Gesù ha già fatto, che è già tutto pronto, non ne beneficeranno mai? Non solo che non gli daranno mai grazie, ma resterà in loro senza effetto, perché quello che Gesù ha fatto non è seguito alcun tipo di risposta di nessun genere da parte della creatura. E poi spiega la Madonna: devi sapere che da che fui concepita ti amai da madre, ti sentivo nel mio cuore, ardevo d'amore, ma non capivo perché. Il fiat divino mi faceva fare i fatti, ma mi teneva celato il segreto. Ecco, questa cosa ci deve far pensare a un altro punto, ecco, di meditazione personale. Ci sono delle operazioni che Dio fa dentro di noi, delle cose che vuole fare attraverso di noi, di cui noi non ne siamo per niente consapevoli. Io più tempo passa e più mi rendo conto che, questo lo dicono per la maestra di spirito, cioè, tu ti avvicini al Signore, dici, ma se mi avvicino al Signore dovrei conoscerlo di più. Questo in parte è vero, perché è come se tu ti avvicini sempre di più alla luce del sole. Se uno si potesse avvicinare di più alla luce del sole, sapete che succede? Che resta abbagliato. Quindi paradossalmente non conosci più, non conosci di meno. Questi grandi mistici, basta leggere San Giovanni della Croce e non solo, lo dicono, d'accordo? Dici, ma uno che ha visto la Madonna, uno che ha avuto i ravvimenti, sì, conosce di più, ma per certi aspetti conosce di meno. Perché? Perché si rende conto del pochissimo che conosce e del moltissimo che non conosce. E la nostra vita terrena è fatta così, ecco perché il nostro Signore ci ha racchiuso, ecco, nell'orizzonte del mare santissimo della fede. La fede che ci fa dire tante volte dinanzi al nostro Signore: guarda, io ci capisco niente, non sto a capire, basta che capisci. Questa è una forma alta di preghiera, Ricordate anche quei passi dove sta scritto che perché è la parola con cui sono lastricati tutti quanti i gradini dell'inferno. Cioè, noi dobbiamo sempre essere consapevoli che stiamo dinanzi. Dio è Dio, fa delle cose, fa delle operazioni, ha degli segni che per noi sono del tutto, si dice tecnicamente, imperscrutabili. E anche la Madonna, insomma, che era abbastanza esperta delle cose del Signore, alcune cose non se ne rese conto, non le sapeva, non le ha capite subito. Questa l'ha capita soltanto dopo che il Verbo si è fatto carne nel suo grembo. Madre di tutti, con una maternità formata sul luogo del dolore e dell'amore. Quanto ti ho amato e quanto ti amo. Allora, noi comprendiamo che se uno entra in questo orizzonte, per esempio, quando si comincia a vivere nella divina volontà, è impossibile che non cambino i rapporti nei confronti del prossimo. Se non cambiano i rapporti nei confronti del prossimo, ma sensibilmente, nel senso, alcune cose devono ovviamente sparire, sicuramente non stiamo vivendo nel regno della divina volontà. Si acquisisce un cuore di madre molto molto mariano. Che fa una madre nei confronti di un figlio più disgraziato che esiste in questo mondo, secondo voi? Lo odia? Lo insulta? Ne parla male con tutti, ma piange, piange e prega per lui e cerca di fare il possibile per farlo una sua retta, che non fa altro la madre. Allora, qui possiamo avere tante applicazioni pratiche e concrete, ci sono persone
reali vicino a noi, cioè molto molto concrete, magari persone un pochino più lontane, i politici, i responsabili delle grandi cose, insomma, no? Allora, quando noi vediamo una persona che è proprio palesemente lontana dall'amore di Gesù, chi lo sa se adesso che il Papa ha organizzato i viaggi a Medjugorje si può dire qualcosa a mezza bocca di Medjugorje. La Madonna di Medjugorje chiama quelli che stanno lontani, coloro che non conoscono l'amore di Dio. Li chiama così, no? Te devono fare bene, cioè, te fanno bene. Sono persone che, cioè, con un occhio soprannaturale si vedono semplicemente come persone che sono purtroppo incatenate o mobilate, servono senza saperlo il nemico di umana salvezza. Cioè, la Madonna, quando vede un peccatore, non c'ha sdegno, rabbia, c'ha sofferenza, c'ha pena. Ci sono dei passaggi in quel capolavoro, insomma, che sono descritti di Maria Contorta, uno veramente, cioè, qualche cenacolo abbiamo fatto a Borgo San Michele, non ce la faccio neanche a leggere perché mi viene da piano, non riesco proprio davanti. La Madonna che dice peccatore, dice, ma fa una pena. Solo il fatto che pecca, quello che produce peccato, quello che sente dentro di sé, è vero che fa tanto male agli altri, ma tu non hai idea di come sta un'anima che vive in quel modo. E io lo vedo un figlio bisognoso di essere salvato. Allora, se non c'è sta questo, continuiamo sempre con i soliti patterns umani, capite? A guardare il prossimo malamente, a vedere le cose umanamente, a fare cagneschi, a guardarci in cagneschi, a sbranarci, come dice San Paolo nella sua lettera, lo scrive, eh? Se vi sbranate e vi divorate gli uni gli altri, ma dove sta l'amore di Dio? Scrive San Paolo nel Nuovo Testamento. Accostare la divina volontà, io parlo di cui parlo perché so bene quello di cui parlo, insomma, perché ripeto che dire fiat e fare l'atto preventivo sono cose relativamente semplici, d'accordo? Come sapete, vi racconto una battuta, posso fare una battuta, speriamo che il nostro Signore non si arrabbia con dire fiat, no? Quello che mi ha detto un ragazzino del catechismo che legge il bollettino parrocchiale, che vedo scritto fiat Maria sulle fotografie, dice, ma Fiat non è la marca delle macchine, allora che significa Fiat? Cioè, dire Fiat è una cosa relativamente semplice, dire queste cose è un'altra cosa, cioè, e se non si entra in queste cose, tutta quanta la puntata veramente trasformante, santificante della vita della mia volontà rimane piccata per aria. E guardate, vi assicuro, per quel poco non posso vedere, insomma, però nostro Signore, troppo stupido, per ora mi preserva dal diventarlo, insomma, no? Gli occhi ce l'ho abbastanza aperti, le orecchie pure, vedo, taccio, però non posso non fare alcune considerazioni, d'accordo? Ecco, non si può vivere nella divina volontà e quindi non pensare di vivere nella divina volontà e continuare a stare sintonizzati su registri e modi. Non solo sono di volontà umana, d'accordo, ma sono di volontà umana largamente di ispirazione luciferina, d'accordo, che te divine volontà, cioè cose proprio che non hanno proprio niente a che fare con la Santissima Trinità né con l'Altissima. Quindi la Madonna ci dice, e Gesù ci dice, chi fa la mia volontà è per me fratello, sorella e madre, ma essere madre di Gesù significa concepire non solo lui nel nostro cuore. Madre di Gesù significa che la vita di Gesù comincia a formarsi. Comprendiamo anche i termini tecnici, no? Quando Gesù e Maria parlano della divina volontà, parlano di un regno di formazione, quindi che si va creando e formando, un po' come una vita umana, che mamma lo sa, che passa dallo stato di zigote, poi diventa embrione, poi diventa feto, poi diventa neonato, poi diventa bambino, eccetera, no? Quindi c'è un processo progressivo e di crescita, ma a pari passo con l'amore verso Gesù, quindi con una vita intima e profondissima di confronto di Gesù, necessariamente cammina la maternità spirituale nei confronti di tutti, perché tutte le creature sono membra di Gesù.
Gesù è morto per tutti, Gesù ama tutti. C'è un altro passo delle ore della passione che sono molto istruttive, lo ricorderete, no? Mi pare che Gesù stava in croce e dice: ma come faccio io a non morire di dolore, che per una montagna di anime che si perdono, quando per me un'anima sola vale come tutte quante messe insieme? C'è la parabola della vigorella smarrita, no? Io commentandola faccio sempre la battuta che per Dio uno più uno fa uno, non fa due. Perché se lascia 99 per uno, vuol dire che quelle 99 messe insieme valgono quanto uno. Dici, ma come perdi 99 per uno? Ma uno vale come 99 davanti al Signore. È così. Quindi capitevi per la divina volontà quale senso, come dire, per esempio, di profondissimo rispetto nei confronti del prossimo. Qualche giorno fa c'è stata la Madonna di Fatima, no? Io mi ricordo quando leggevo le cose: non parlare mai male di nessuno e fuggi chi dice male. Compratevi le Memorie di Fatima, dove ci stanno tutte quante le cose di suo della bambina di Beata, adesso giacente. Parola della Madonna: fuggi sempre chi dice male e non parlare mai male di nessuno. La Madonna non parla male di nessuno, di nessuno. Per nessun motivo, non si fanno nomi e cognomi. Se vedi qualcosa di male dal punto di vista oggettivo, lo racchiudi nel silenzio, te ne vai davanti al tabernacolo e cominci a piangere, a soffrire per quella persona che sta facendo del male, a pregare per lei. Basta. D'accordo? Poi, se è possibile, se è nella nostra possibilità, se è nel nostro potere, se siamo capaci a farlo senza mortificare il prossimo, senza offenderlo e senza farlo sentire male, a tempo, luogo, momento opportuno, delicata correzione fraterna. Basta. Non c'è altro da fare. Capite? Io vi assicuro che tante persone che, per carità, è una cosa buona, che seguono gli scritti della Divina Volontà e che vogliono viverle, a quello che appare all'esterno hanno da crescere su questo punto, molto da crescere. Perché stanno sintonizzati su moduli che sono i moduli comuni, d'accordo? Perfettamente comprensibili da un punto di vista umano, per carità. Ma qui non stiamo in umano, qui stiamo in divino. Dio non fa così. La Madonna, che è la creatura divinizzata per eccellenza, la Divina Maria, perché è completamente fusa col Fiat divino e con la Divina Volontà, non fa così. E se non nasce in te questa maternità spirituale, vera, che è una cosa un pochino, ma che tu senti nei confronti di tutte le persone come se fossero un figlio tuo, ancora stiamo al di qua, dobbiamo camminare, non dobbiamo disperarci, ma dobbiamo ancora camminare. Di queste cose bisogna esserne profondamente consapevoli, perché se non siamo consapevoli di queste cose, quindi la vita nel Fiat divino ci rende madre vera di Gesù, quindi partecipi dei suoi sentimenti, intimi con lui, produce in noi, concludendo, eccetera, tutti i beni divini, ci rende partecipi chiaramente in maniera proporzionata al nostro essere creaturale, dell'immensità di Dio, dell'onnipotenza, della onnipotenza, della piena felicità del Signore, ma ci rende anche madre, una maternità, ed amerai tutti con amore di non soltanto i figli della nostra casa, insomma, perché per una madre, anche se oggi si può dare scontato manco questo, ecco, che ami con amore di madre il figlio naturale dovrebbe essere abbastanza normale. Sapete, recentemente Papa Francesco, che esagera sempre un po', sparato, cioè esagera in senso buono, no? Ha fatto un discorso a preti consacrati e consacrate sulla verginità e celibato consacrato. È una cosa bella se ti fa vivere questo, come dire, in maniera al top. È una cosa brutta, e purtroppo io ho conosciuto persone che hanno avuto, se ti rende acido, scostante, aspro, quindi con delle relazioni nei confronti del prossimo inqualificabili, ecco, tale da far venire fuori, come dire, la figura abbastanza
bruttarella, della zitella, mi uso sempre queste cose. Quindi se una persona, cioè perché la vita virginale, quindi quando una persona non ha la moglie o il marito, i figli suoi, perché funziona così? Lo sapete perché? Perché vive la dimensione sponsale, dove tutte quante le sue risorse affettive sono spostate integralmente ed esclusivamente sul Signore. E la maternità la vive nei confronti del prossimo, la maternità o la paternità. Se tu diventi un ospite, cioè una persona acida, aspra, intrattabile, con una pessima relazionalità, che testimonianza dai? Cioè, che esempio dai? Per pessimo, diventi una cosa brutta, diventi una macchietta, una caricatura. Ecco, però questo, per chi vive nel divino volere, deve essere, diciamo così, la forma normale del nostro modo nuovo di rapportarci al prossimo. E quindi, se su questo ci abbiamo ancora da camminare, ce lo diciamo ovviamente nel segreto dei nostri cuori, senza farne tragedie, però prendendone anche atto. E quando facciamo qualche cosa che non funziona, andando a cercare sempre 100 miliardi di umane giustificazioni, quando facciamo qualcosa che non funziona su questo ambito, dove le mancanze e le cadute sono all'ordine del giorno. Chiediamo a Maria Santissima, ecco, che ci faccia ben penetrare nel cuore. Oggi è andato abbastanza sul profondo, quindi sul dettaglio e su ciò che ci tocca al vivo e ci coinvolge proprio nel nostro modo di essere quotidiano, che può e deve diventare, con l'aiuto del Signore, non più umano, ma divino. Siamo lodati in Gesù.